calcio, eh. Ok. Le armi viaggiavano su autobus di linea dentro pacchi anonimi dalla Calabria fino a Roma. Servivano per rapinare un ufficio postale alle porte della capitale perché la cosca aveva fretta di rastrellare denaro per importare una partita di droga, ma i finanzieri sono arrivati prima. Pur avendo un core business che è legato al narcotraffico, poi spazia in tutte le attività che possono offrire occasioni di guadagno. Ecco il clan Belloco, uno dei tanti clan che fa affari con la droga, rapine, che con la liberalizzazione della marijuana ci potrebbe essere un'attenuazione del fenomeno. Arrivavano dal Sud America, dove la cosca aveva i propri emissari e poteva contare su una talpa che dentro il tribunale di Buenos Aires li informava delle inchieste dei magistrati italiani. Ecco che cosa si vuole appunto non impedire, con la liberazione della marijuana si potrebbero attenuare e anche risolvere questi traffici della malavita e chi non vuole, la nuova P2 di Ciocelli, Di Maio, Salvini, Di Maio, Zingaretti, Renzi, una vergogna.